Per la prima volta nella storia della famiglia reale inglese, un uomo di colore rivestirà il ruolo di scudiero della regina Elisabetta. Si tratta di Nana Koffi Tavumasi-Ankrah, 38enne di origini ghanesi, ufficiale della cavalleria e veterano di guerra in Afghanistan. Tavumasi-Ankrah ha già ricoperto, in passato, l'incarico di scorta di William e Kate in occasione delle loro nozze, avvenute nel 2011. Ha inoltre comandato la parata per il compleanno della regina, ma con questo nuovo incarico è previsto che trascorra molto tempo al fianco della regina, soprattutto in considerazione del recente ritiro del principe Filippo. Le parole di commento da parte del nuovo scudiero di Elisabetta sono state di fierezza e contrarietà a qualunque supposizione di pregiudizio nei suoi confronti. Non avrei mai immaginato che un giorno avrei comandato il reggimento di cui mi ero innamorato. Da ciò che ho visto nel Regno Unito, le nostre culture si mescolano veramente e se io non sono un buon esempio di questo, non so cos'altro potrebbe essere. Un gesto simbolico, quello della regina, che segna un cambio di passo netto rispetto al passato. La decisione di nominare per la prima volta un ufficiale di colore fa parte del processo di modernizzazione della monarchia che è in corso da anni e certamente Elisabetta aveva in qualche modo necessità di imprimere un'accelerazione a questo processo anche per smentire l'idea di pregiudizi razziali attribuita alla casata dei Windsor a causa di alcuni fatti degli anni scorsi. Come quello del 2001, quando Elizabeth Burgess, una segretaria del principe Carlo, si era licenziata affermando di essere stata oggetto di discriminazioni da parte del suo staff. Nonostante l'insinuazione fosse stata smentita con fermezza, la cosa ha lasciato inevitabilmente un segno indelebile sulla reputazione della casata. Cicatrice che questa scelta della regina potrebbe in qualche modo sanare. Chi se ne frega.